ragazzi, bentornati nella seconda parte della puntata. Avete visto la baby dance? La state un po' imparandola, che noi vi teniamo d'occhio. Non vediamo l'ora di vedere tutti i vostri video. Ma ora Giada ti farò ballare io. Mi farei ballare? Guarda un po'. Ah, c'è la sfida adesso. Allora, sfida. Aspetta, scelgo io questa volta, perché l'altra volta me l'hai dato tu e non è andata. No, non quella. Ma perché vuoi sempre quella perdente? Allora io uso questa. Vedremo. Oh, mi piace quando lo proprio sento. Buona, mi piace proprio. Sì. Mi piace proprio, la mangio. Apriamo, sì, va bene, mangeresti tutto tu, quindi. Apriamo, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Ah, ci sta. Tu che hai trovato? Io ho trovato Hydros. È Ultra Hydros. Sì, hai visto che bello? E io ho trovato Nuclear. Che bello. Bellissimo. Vediamo un po'. Ti sparo adesso. Che numero hai? Allora, sotto il... Ah, scusami. Sulla card ho il numero 8. Io il numero 6. Sotto il piede, Giannina. Ho il numero 1. Ho il numero 5. Ho vinto, sì, no, sì, perché vinco sempre. Ma secondo me tu hai qualche trucchetto strano, tipo ti segni le bustine? No, non mi segno niente, Giada, non mi insegno niente, io non baro come te. No, io ecco. Non è vero che non baro, se no vincerei sempre. No, perché l'altra volta hai barato quando abbiamo giocato. Non è vero, allora, sei tu che hai sbagliato il numero l'altra volta. Allora, facciamo così, direi di farli combattere con la nostra fortezza fiamma. Sì, il nuovo playset, uno Vai. Dei nuovi playset. Sì. Allora, aspetta, spostiamo tutto quanto. Sì. Ok, io direi di prendere altri personaggi però, cosa ne pensi? Sì, dai, così facciamo. Vai, prendi un po' una tutti bella intanto squadra. Io apro il nostro playset. Guarda qua. Bene, prendi un po'. Wow. Ok. Però noi siamo amici, vero? Siamo sì, amici. Sì, dai. Siamo amici? Siamo amici. Ok. Allora, combattiamo contro il male. Allora, amico, possiamo andare a controllare un po' la fortezza. E io allora, direi andiamo a ispezionare un andiamo po', a ispezionare un po'. Allora vengo anche con loro. Wow, ma aspetta, è davvero aspetta, grandissimo. Guarda wow, ma guarda dentro. No, aspetta, di qua posso. Ah, giusto, gira wow, guarda qui io posso metterlo qua e è vero puoi farlo saltare. Facciamo che sì, non salterei proprio così tanto. Vabbè, li faccio saltare. Ma però facciamo che siamo contro qualcuno. Va bene, allora prendi qualcun altro, prendi Grad. Eccolo. Ah, facciamo che Grad arriva da qua. Okay. Schieriamoci intanto noi, forza, andiamo tutti. Sento in schieramento. Sento odore di Gormiani e Lord, siete voi? Sì. Sono venuto qui a conquistare la vostra fortezza fiamma. Non molto ce bello. La farai a Invece conquistarla. Invece ce la farò, onda oscura. Noi siamo in tanti. Aspetta, io intanto. Noi ci schieriamo così. Wow, ma guarda dentro. Non è bellissimo. Ad entrare, esci fuori, no. Forza amici. Accerchiamolo. No. Sei imprigionato, hai visto che sei imprigionato? Oh, oh. Lasciatemi stare. No, non ti lasceremo mai stare. Rinchiudiamolo dentro, capito amici? È vero, guarda, mettiamolo nella gabbia. Se lo mettiamo nella gabbia. Ah, è vero che c'è la prigione. Sì. Entra dentro, Greg. E adesso non uscirà. Rinchiudiamolo bene. Lasciatemi uscire. No, anzi mi metto qua sopra, così non uscirebbe. Io qua così controllo, vedi? Esatto. E adesso sei bello intrappolato. Oh, mamma mia. Ma che bella storia abbiamo inventato, sì. Vero? Ops, ma no, cosa è successo? Mi è venuta un'idea. Chiediamo a tutti i nostri amici e ai bambini di mandarci una loro storia, così noi nella prossima puntata ci giocheremo e creiamo la vostra storia proprio qui su questo tavolone bianco. Ma è una bellissima idea, vero? Faremo vedere le loro storie proprio qui. Io non vedo l'ora. Ma Gianni, adesso è il momento di andare avanti perché c'è un'altra novità. Un'altra? Sì, sei pronto? Sì. Ciao. Beh Giada, la novità? È qui la novità, Gianni, guarda. Ci saranno tutte le foto dei nostri amici, wow, su questa parete. Quindi appenderemo tutte le foto dei bambini sulla parete meca. Esatto, quindi mi raccomando, dovete assolutamente mandarcele. Sì. Allora, iniziamo? Sì, allora, Diego ne manda due. Esatto, c'è manda due. Guarda la prima fotografia, ha un sacco di giocattoli, un sacco di gormiti, un sacco c'è di carta. C'è Ricardo anche, c'è altro degli elementi. C'è Lord Carrion.
E ci sono anche... C'è anche Lord Itano, eh. Certo che è proprio vero, ti sei proprio innamorata di Lord Electro, eh. Sì, ma questa è un'altra storia. Vabbè, è aspetta, qui ci sono anche i magazine. Sì, è vero, ci sono i Panini Magazine, ci siamo anche noi. E invece nel secondo disegno... Sì. Nella seconda foto ha messo il suo disegno. Esatto. Gormiti, il mio preferito è Lord Electrion. Bravissimo. Come lo legge subito Lord Electrion? Va bene, va bene. È un'altra storia questa. Ne parleremo nelle prossime puntate. Proseguiamo con le foto. Sì. Anzi, no, aspetta. C'è una dedica. C'è una dedica. Leggiamola. Allora, la mamma scrive: mm-hmm. Salve, allego due foto di mio figlio Diego con i suoi gormiti e con un disegno di Lord Electrion. Bellissimo. Segue sempre le puntate online di Johnny e Giada sul canale YouTube e sarebbe molto felice di vedersi lì. Grazie. Qua. Beh, intanto grazie che ci segui, siamo contenti. Grazie mille. Grazie per questa bellissima foto. Poi, prossima foto. Enea ci manda questo disegno bellissimo e c'è il numero 5. Che carino. Sarà sicuramente, saranno sicuramente i suoi anni. Eh sì, è bellissimo perché ha messo anche il sole. Grazie Enea. Le piantine, che bello. Grazie. Antonio. Guardate Antonio. Che è già pronto per carnevale. Antonio Chirico è vestito da Lord Carrion. Ma hai visto il mantello come svolazza? Bello, bello, bello. Mi piace un sacco. Stravello. Poi abbassiamoci Giada. Allora, qui abbiamo Emanuele. Wow, Emanuele. Emanuele wow, Cotroneo. Ci regalano che fame. Ho famissima. Gianni, concentrati. Sì, scusa. Stiamo vedendo le foto. Poi pensiamo a mangiare. Però è buona la torta, io la voglio. No, che buona. Guarda. È quello che abbiamo fatto noi! È quello che abbiamo fatto noi! Il porta popcorn! Sì, 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 bellissimo! Grazie Emanuele per questa bellissima. Sicuramente sarà stato. Ah sì, è il suo compleanno! Auguri! Non so quando è stato, ma auguri! Auguri! Poi, Alessandro e Filomena. Questa foto abbiamo già vista qualche puntata fa. Sì, l'abbiamo vista qualche puntata fa perché tre disegni, appunto, ce l'hanno mandata. E davvero, ragazzi, io vi avevo promesso che guardavo cosa poteva mancarvi. Ma non manca proprio ma niente. Ma c'è tutto. Ah, anche gli astucci sono molto ma avete, qua. Ma avete tutto. E allora. Bravi, bravisi. Ultima foto, sì? Di Lorenzo, che fa vedere quanto è forte. Fa vedere i muscoli. E guardate un po', c'è anche la maglietta. Che carino. Ci ha mandato anche una dedica. Abbiamo una dedica. Allora, ciao, mi chiamo Lorenzo, vi mando la foto della mia maglietta dei gormiti. Mi guardo in TV e mi piace Saburo. Mi dite quando l'ho mandata in onda così aperto anche i miei amici, grazie mille. Grazie Lorenzo, sei tenerissimo. Grazie, bellissimo. E hai una maglietta che è davvero gormitica. È gormitica soprattutto. Gormitica. Bene, Giada, alziamoci perché dobbiamo dire ai nostri amici di mandarci tutte le foto perché non vediamo l'ora di riempire questa parete super mega gormitica. Così ci sarete anche voi qui in studio con noi. Esatto. Ma adesso Johnny è arrivato un altro momento. Un altro momento? Sì, sei pronto? Ci penso? No, meglio che non ci penso. Sì. Andiamo. Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti. Eh sì, così vi salutiamo e rispondiamo a tutte le vostre domande. Allora, iniziamo con Claudio Saccomanni. Sì, scusa, fammi leggere bene. Atison Tals, Sofia Musu, Mecchi Silini, Francesco Pio e Picasim 99. Ciao, ciao e grazie per averci iscritto. Grazie e rispondiamo alle domande. Allora, iniziamo con sì, Picasim 99. Picasim 99. Il mio preferito è Lord Carrion Ultra e e venite all'Iper Ravenna? Allora, intanto anche il mio preferito è Lord Carrion Ultra. All'Iper, allora, scopriteci perché le sorprese al Gormiti Show non finiscono mai. Giusto. Quindi chi lo sa. Prossima domanda, Gabriele Marinetti. Sì. Che bello, è tornato al Gormiti Show. Volevo fare una domanda. Ma se Nucleor è in grado di sciogliere gli atomi, è uno dei gormiti più potenti, vero? Addirittura più dei Lord. Un bacio a Giada e un 5 a Johnny. Vabbè, sicuramente Nucleor è fortissimo. Ma i Lord lo sono un po' di più, eh. Sì, saranno sempre più forti secondo me i Lord. Sì, sempre. Se no non sarebbero Lord. Giulia Raffagli. Sì. Io sto guardando i nuovi episodi, ma si sono fermati a 39. E ora continuano a ripetere quelli vecchi. Quando usciranno gli episodi da 40 in su? Arriveranno presto. Molto, bisogna molto avere presto. Un pochino di pazienza, arrivano. Poi, Francesco Restante ci chiede quando ci sarà l'episodio 40 e appunto abbiamo appena risposto alla domanda prima e chi vi piace di più, Motak o Nucleor? Ciao ragazzi e per favore rispondetemi. A me piacciono entrambi, sono sincero. Anche a me, però sai, forse preferisco Nucleor. Perché? Non lo so, mi piace di più. Ma a te piacciono tutti, da Titano, no, Nucleor, non è vero, non è vero. Lord Electrion e basta. No, non è assolutamente vero. Lorenzo Alius sì. Invece ci sì, chiede. Ci ha fatto un'osservazione sulla scorsa puntata e poi ci chiede, quindi questi mecha sono comunque legati ai popoli, interessante, non sono un popolo a sé stante, giusto? Giusto. Però? Non ti resta che aspettare la fine delle puntate e magari lo scopri. Esatto, lo so. Mi dà un pochino di pazienza.
Invece Lorenzo Sallese sì. ci scrive: vai. Johnny e Giada, volevo dirvi che io ho già visto tutti i nuovi episodi dei Gormiti. Bravissimo. Ma volevo chiedervi se voi seguite degli youtuber e se mi rispondete nel prossimo episodio vi dico quali sono i miei. Ultima domanda, posso essere anch'io invitato al vostro studio? Vabbè sì, anche noi seguiamo degli youtuber e chissà, magari voi provate a scriverci. Io so che mai, qualcosa insomma. Si sta muovendo, eh? Sì. Può essere di sì, come può essere di no. Ma sarebbe una bella cosa, no? Sì, sarebbe, a me piacerebbe un sacco. E Gianfranco Salerno ci chiede la stessa anche cosa. Anche ci chiede se può venire in studio. E anche Nicolò Vassallo. Esatto, tutti ci chiedono di venire nel vostro studio. Vi faremo sapere. Continuate a seguirci. Ultima Ilaria, domanda. Ilaria. Garbagnoli sì. ci scrive: ciao Gianni e Giada, mi chiamo Achille. Ah, ok, era si mamma, sarà la mamma. Ho 5 anni e spero che mi inviterete nel vostro studio. I miei gormiti mecha preferiti sono Nuclear e Lord Electrion. Speriamo di averti qua il prima possibile. Vedremo. Speriamo, così ci possiamo salutare esatto. di persona. Giada, è arrivato il momento. Poi è finito l'episodio. Io sono triste quando finisce l'episodio. Ma no, dai, non devi essere triste. Intanto noi rivediamo i nostri amici la puntata dopo. È vero. Cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social. Facebook, Instagram e il canale YouTube. Iscrivetevi perché noi mettiamo sempre tantissime cose, giusto? Tantissime novità. Sorprese. E niente, vi salutiamo? No, ma aspetta un attimo. Cosa c'è? Dato che ci sono ancora loro che ci stanno guardando, tu ti ricordi cosa mi avevi chiesto nella scorsa... No, chiesto, promesso, nella scorsa puntata? Cosa ti ho promesso nella scorsa puntata? Vedi che già te lo sei dimenticato? No, non me lo sono dimenticato già. Sì, non te lo ricordi? Mi avevi promesso che mi avresti truccato. Da Lord Electrion. Giada, sì, te l'ho promesso. Ma non è che posso farlo adesso, vedi no, trucchi? No, vabbè, non adesso. La prossima puntata però me lo devi fare. No. Vedremo. Sì. No, no, io non ti parlo più, l'avevi promesso. Ma tieni male le promesse. Va bene, va sempre bene. Sempre però me le mantieni male. Va bene, ti trucco da Lord Electrion nella prossima puntata. Promesso? Sì. Vai, cosa è dietro la mano? Davanti, voglio vederla. Cosa? Non incrociare le dita. Non le incrociate. Voglio vederle. Top. Mettilo qua. Ditino. Promettilo. Gormiti. Hai promesso, eh? Quindi sì, prossima puntata bene, non dovete assolutamente perdere. Te l'ho promesso. Grazie. Ciao. Ciao, ci vediamo alla prossima puntata.